Come facciamo ogni anno, parliamo di Flora Cult, perché Flora Cult ritorna anche quest'anno, il prossimo 25, 26 e 27 aprile. Diamo quindi il benvenuto alla curatrice di Flora Cult, Antonella Fornai. Antonella, bentornata a Radio Yes. Vi ringrazio, grazie. Allora, ci siamo la prossima settimana, subito dopo Pasqua, quindi venerdì, sabato e domenica, 25, 26 e 27 aprile, torna presso i Casali del Pino. Sì, E località? la Storta è sulla Cassia, più o meno al 15° chilometro della via Cassia, Quindi un e attimo da questo Roma. è a un attimo da Roma, e questo è il quinto anno, il quinto appuntamento, anche con Radio Yes. Me ne Esatto. ricordo bene della È sua vero. Beh, passione. sì, una grande passione quella per Flora Cult. Perché? Perché è una mostra mercato proprio di fiori, di vivaismo in generale, no? Per gli amatori, appunto, come me, come Certamente. tante persone amano appunto curare il proprio giardino, anche semplicemente il proprio balcone. Certamente, ma non solo per gli appassionati, perché entrare nel mondo del giardino fa diventare appassionati anche le persone che pensavano di avere un Di non cosiddetto pollice esserlo. nero, che in effetti non esiste. Perché da noi c'è proprio uno stile di vita, si respira un'aria diversa e quest'anno si respira un'aria profumata. Il profumo Esatto, è vero. è un po' al centro, si possono trovare nel giardino moltissimi argomenti, ma quest'anno abbiamo pensato di fare un po' di soffermarci sul profumo. È la prima cosa che si sente entrando in un giardino, si entra in un cancello, si entra in un terrazzo, anche in mezzo al traffico c'è qualcosa di È diverso e vero, è questo vero. qualcosa di diverso è quasi sempre il profumo Eh nell'immediato. sì, perché poi esistono delle piante, dei fiori che emanano un profumo incredibile. Uno pensa, guarda un po' un fiore così piccolo, riesce a emanare tanto profumo. Ecco, però, quali sono queste piante? Noi facciamo quest'anno prepariamo una specie di vetrina. Abbiamo chiesto ai nostri espositori vivaisti, che producono poi sempre delle novità, delle piante interessanti, delle varietà Ricordo diverse. che l'anno scorso avete presentato l'aloe, un aloe particolare, Sì, vero? sì, sì, sì. Sai, chi viene deve trovare sempre qualcosa, ecco, un argomento. Questo non, lo voglio sapere, lo posso approfondire. E quindi ognuno porterà, ogni vivaista avrà una pianta sua particolare. Che Faremo una meraviglia. specie di vetrina. Chi viene potrà scegliere fra i colori, ma anche fra i profumi, ed essere Bellissimo, informato. Insomma, bellissimo. questo Io e si inserisco parte da lì. sempre, ecco, Flora Calta all'interno del mio spazio dedicato alla salute e al benessere, perché ritengo che vivere in mezzo alla natura poi non è un mio pensiero, ma sono degli studi fatti e si sa che così vivere in mezzo alla natura, in contatto con il verde, fa bene all'anima, fa bene allo spirito e soprattutto combatte anche lo stress. Quindi sempre di benessere stiamo parlando. Ma è fondamentale, ma non è soltanto vivere nella natura o con la natura. Aggiungo un'altra cosa, lavorare nel Sì, è giardino, vero, quindi è è vero. fare un'attività fisica, è un pensiero. Scarica tantissimo lo Esatto, stress, è ancora vero. di più, non è respirare, passeggiare, ma essere in qualche modo scegliere, decidere, Verissimo. fare delle cose. E il tempo, veramente, gli anni volano, lo posso assicurare. Io che ne ho No, già tanti, ma mi credo ancora di essere, non so, Beh, un po' di anni per quanto indietro. mi riguarda, quando entro in un vivaio provo la stessa sensazione, anche meglio di quando entro in una libreria. Sarei capace di restare lì delle ore e poi porterei a casa veramente tutte le piante possibili e immaginabili, ma non so a questo punto dove piantarle perché non c'è più posto. Questo è un po' un problema, anch'io lo Ma condivido, però succede che spesso regalo delle piante a delle amiche per fare un po' di spazio nel mio giardino, che è Ah, affollatissimo. ecco. Quest'anno poi abbiamo anche delle collezioni un po' particolari. Sono contenta perché ci sono dei giovani, giovanissimi, che si affacciano insomma, nel mondo del vivaismo. C'è una giovane ragazza che ha deciso di proporre molte specie di papaveri. I papaveri da giardino sono bellissimi, hanno delle fioriture, diciamo, proprio, non è soltanto colorate, raffinatissime. I fiori sono spesso grandi, appariscenti, ma delicati, perché hanno i petali quasi Così come il sottilissimi, papavero, sì. come fossero di carta. Questo poi è, insomma, è, quindi un altro giovane ha deciso di dedicarsi alle piante da ombra, quindi molte varietà di felci, molte varietà di edere,
uno pensa, l'edera che noia, sembra no, no. Assolutamente. L'edera hanno le forme più svariate, è vero, anche colorate diversamente, bicolori, ce n'è veramente. Sì, colorate. Quindi, questo vuol dire che siamo arrivati già a un punto in cui il giardinaggio è raffinato. C'è una ricerca meno superficiale. Però il tema di quest'anno, come dicevi tu all'inizio, di questa quinta edizione, perché Flora Calte è arrivata alla sua quinta edizione, è il giardino profumato. Quindi si possono seguire queste lezioni di giardinaggio dove ci sono gli esperti, quindi consulenti sul giardino, i vari vivaisti, proprio che stanno lì ad insegnare come imprigionare il profumo sia in giardino o sul terrazzo. Sì, noi accogliamo proprio tutti in questo senso e siamo felici, ma soprattutto non solo i nostri consulenti che sono sempre contenti di parlare, di ascoltare, di proporre, ma poi ci sono i vivaisti che vengono proprio per questo, perché devono spiegare come si coltivano le loro piante, cioè, quindi non è una vendita, certamente devono vendere per poter poi produrre, però è un rapporto con le persone, è un rapporto... Certo. Sì? Sì, io so che c'è anche un'altra iniziativa, quella dell'ibiscus di Papa Giovanni Paolo II. Sì, è stata una coincidenza fatale, perché noi abbiamo un vivaista che viene dalla Sicilia, che aveva un padre, adesso non c'è più, olandese, e ha fondato in Sicilia un vivaio bellissimo, molto specializzato, soprattutto in ibiscus. In piante adatte un po' al nostro clima. Certo. Nel 1997 ha intitolato un ibiscus a Papa Giovanni Paolo II. Mm-hmm. L'ha incontrato, questo ibiscus è stato donato al Papa e oggi il figlio di questo olandese è con noi e ripropone e porta per appunto chi verrà a vedere la mostra lo stesso ibiscus. Però che poi so che è un ibiscus ha una caratteristica particolare, quella di avere dei fiori molto grandi. Non solo i fiori molto grandi, ma i colori del Vaticano. È giallo e bianco. Esatto, giallo e bianco, meraviglia. E ce ne sono credo 100 esemplari coltivati in vaso. Però una rarità. A Castel Gandolfo. Uh-huh. Perché insomma è un ibiscus che Papa Giovanni Paolo II ha scelto, quindi c'è anche questo, quindi certo, c'è anche certo, la storia, certo. Il legame fra i fiori e la Chiesa e la nostra religione, che è stato sempre un legame forte, che è un legame forte. Certo, c'è un'altra iniziativa ancora che a me piace tantissimo, perché gli alberi, io ho una passione per gli alberi, si elegge l'albero dell'anno 2013. Sì, come si fa? Naturalmente ci sono risultati a Flora Cult. È iniziato in ottobre, credo, di quest'anno, attraverso un sondaggio fatto su Facebook, che è guidato da un appassionato di alberi, uno storico degli alberi che si chiama Antimo Palumbo, e che quindi attraverso selezioni, un lavoro molto laborioso, è arrivato a 10 finalisti. Potevo far partecipare anche i miei due ulivi. E il 26 naturalmente ci sarà. Verrà eletto l'albero dell'anno. Sarà eletto, italiano, l'albero del 26. Ma si sa già quale tipo di albero sarà? Ma è un segreto. Certamente, ma si dirà lì in quel momento e poi insomma sta a lui proclamare ufficialmente. Benissimo. L'albero più bello. Certo, allora un po' per citare un po' tutte le iniziative che appunto la faranno da padrone in questa quinta edizione di Flora Calte il prossimo 25, 26, 27 aprile a località La Storta, ai Casali del Pino precisamente, così diamo tutte le indicazioni. Ci sarà anche un'altra iniziativa, la Stanza degli Insetti. Ecco, volevo dire questo perché all'inizio mi sono stata presa dal profumo. Ecco, ci sarà persino un concerto di 2000 grilli. Un concerto di 2000 grilli? 2000 grilli, naturalmente soltanto il grillo maschio canta, per incantare e conquistare la festa. Qualcuno dice che il primo canto d'amore della storia è quello dei grilli. E quindi questo concerto di grilli in una stanza di insetti sarà, io credo, fantastico. E questi insetti sono molto particolari, si potranno vedere con una lente di ingrandimento, quindi i bambini saranno affascinati, certo. Sono abituati a questi cartoni animati che in fondo, no? Rappresentano un po', lì sono mostri, i nostri insetti non sono dei mostri, sono bellissime creature che si possono guardare da vicino e ci siamo anche preoccupati di pensare a come sopravviveranno in inverno.
questi insetti. Vogliamo costruire un albergo per gli insetti? E se lo vogliamo costruire, a Flora Cult costruiremo un albergo per gli insetti. Incredibile. Qualcuno ce lo insegnerà. Però, addirittura questo, per ospitare un po' di tutto, le coccinelle, esatto, le farfalle, i cervi volanti. Certo, quegli insetti che sono poi la salute del giardino, dell'ambiente. Insomma, adesso ci dovrebbe essere uno slogan, bisognerebbe dirlo: senza insetti non c'è futuro. Senza insetti non c'è futuro. E se uccidono gli insetti, uccidiamo anche il futuro della natura, e quindi si ferma tutto. Molto bene, veramente tantissime cose interessanti e poi cose meravigliose, perché quando si parla di natura si parla assolutamente di meraviglia, si parla di vita. Io quindi volevo, prima di salutarti, ti ringrazio ancora una volta per queste preziose informazioni. Speriamo veramente che tante persone, ogni anno sempre tante persone arrivano. Ma anche tanti giovani arrivano. Ma certo, ma c'è un po' un ritorno, come dicevamo, un ritorno alla natura, alle passioni, quelle vere, no? Sì, ha uno stile di vita facile, semplice e sano. Allora, lascio parlare te, dai tu l'appuntamento. L'appuntamento è il 25, il 26, il 27 aprile. Sì. L'apertura è alle 10, la chiusura è alle 7 di sera, ai Casali del Pino, la Storta, via Cassia, in 15° chilometro. Benissimo. Antonella Fornai, io ti ringrazio e ti auguro anche una buona Pasqua, e ci vediamo a Flora Cult. A tutti voi, grazie per questa possibilità. Grazie, ciao.